perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Beati quelli che s'adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Beati i perseguitati per cagioni di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli. Poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra. Ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla, se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, anzi la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compire. Poiché io vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota, un apice della legge passerà, che tutto non sia adempiuto. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Che ve ne pare? È reo di morte. Morte! Ma io vi dico, non contrastate al malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuol litigare teco e toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti vuol costringere a far sé con miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un imprestito, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano, affinché siate figlioli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Non vi fate tesori sulla terra, ove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, ove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, quivi sarà anche il tuo cuore. Non giudicate a ciò che non siate giudicati, perché col giudicio col quale giudicate sarete giudicati. E con la misura onde misurate sarà misurato a voi. E perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non gli scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Ovvero, come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tragga dall'occhio il bruscolo, mentre ecco la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene.
per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Picchiate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve. Chi cerca trova. E sarà aperto a chi picchia. E qual è l'uomo tra voi il quale, se il figliolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone a coloro che gliele domandano. Tutte le cose, dunque, che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta. Signore, quante volte, peccando il mio fratello contro di me, gli perdonerò io? Fino a 7 volte? Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re che vuole fare conti coi suoi servi, ed avendo cominciato a fare conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, e non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto, lui con la moglie e figliuoli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Onde il servitore, gettatosi a terra, gli si prostrò dinanzi, dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli rimise il debito. Ma quel servitore, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo strangolava dicendo: paga quel che devi. Onde il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma colui non volle, anzi andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Or, i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati, e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: malvagio servitore, io ti ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come ebbi anch'io pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini finché avesse pagato ciò che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognun di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Quando il figliuol dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo seco tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria. E tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui. Ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra:
Venite, voi benedetti del Padre mio, eredate il regno che v'è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare. Ebbi sete e mi deste da bere. Fui forestiere e m'accoglieste. Fui nudo e mi rivestiste. Fui infermo e mi visitaste. Fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai t'abbiamo veduto aver fame e t'abbiamo dato da mangiare? O aver sete e t'abbiamo dato da bere? Quando mai forestiere t'abbiamo accolto o ignudo t'abbiamo rivestito? Quando t'abbiamo veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a coloro dalla sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiere e non m'accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo ed in prigione e non mi visitaste. Allora questi risponderanno dicendo: Signore, quando t'abbiamo veduto aver fame, o sete, esser forestiere, o ignudo, infermo o in prigione, e non t'abbiamo assistito? Allora risponderà loro dicendo: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Prendete questo e distribuitelo tra voi, perché io vi dico che oramai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Quel che fai, fallo presto.
questo è il mio corpo, il quale è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, il quale è sparso per voi. Figliuoli, è per poco che sono ancora con voi. Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io v'ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Io vi lascio pace. Vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Son proceduto dal Padre e son venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e torno al Padre. Ecco, l'ora viene. Anzi, è venuta, che sarete dispersi ciascun dal canto suo e mi lascerete solo. Ma io non son solo, perché il Padre è meco. V'ho dette queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo. Io ho vinto il mondo. Chi è il maggiore nel Regno dei Cieli? In verità io vi dico, se non mutate non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete nel Regno dei Cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo è lui, il maggiore nel Regno dei Cieli. E chiunque riceve un cotal piccolo fanciullo nel nome mio, riceve me. Maestro, vi era uno che cacciava i demoni nel nome tuo, il quale non ci seguita.
e glielo abbiamo vietato perché non ci seguitava. Non glielo vietate, poiché non v'è alcuno che faccia opere potenti nel mio nome e che subito dopo possa dir male di me. Poiché chi non è contro a noi è per noi. Perché chiunque vi avrà dato a bere un bicchiere d'acqua in nome mio, perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà appunto il suo premio. E chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina e fosse gettato in mare. Guai al mondo a causa degli scandali, poiché è bene necessario che si avvengano, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Ora, se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, mozzali e gettali via da te. Meglio è per te l'entrare nella vita monco o zoppo che l'avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavolo e gettalo via. Meglio è per te l'entrare nella vita con un occhio solo che l'avere due occhi ed essere gettato nella genna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che nei cieli gli angeli loro vedono del continuo la faccia del Padre mio che nei cieli. Poiché il figliol dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perito. Maestro, quando sei giunto qua? In verità vi dico che voi mi cercate non perché avete veduto miracoli, ma perché avete mangiato dei panni e vi siete saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il figliuol dell'uomo vi darà, poiché su lui Dio Padre ha apposto il proprio suggello. Che dobbiamo fare per operare le opere di Dio? Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Qual segno fai tu dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come scritto, Egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Signore, dacci sempre di codesto pane. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete veduto eppur non mi credete. Tutto quel che il Padre mi dà verrà a me. E colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo, per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quel che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figliuolo e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Non è costui Gesù il figliuolo? Thank you.
Portate via di qui queste cose! Non fate della casa del padre mio una casa di mercato. Il maestro deve riposare, vi prego. Pietro, Giacomo. Lasciate i piccoli fanciulli venire a me. Non glielo vietate. Perché d'Italia è il regno di Dio. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà appunto in esso. Esci da costui. Signore. È per l'aiuto di Belzebub, principe dei demoni, che egli caccia i demoni. Ogni regno diviso in parti contrarie è ridotto in deserto e una casa divisa contro se stessa rovina. Se anche Satana è diviso contro se stesso, come reggerà il suo regno? Poiché voi dite che io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebub. E se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebub, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figliuoli? Perciò, essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se, per il dito di Dio, che io caccio i demoni, senza dubbio, il regno di Dio è pervenuto fino a voi.
Quando l'uomo forte e armato guarda l'ingresso della sua dimora, i suoi beni sono al sicuro. Ma quando sopraggiunge uno più forte di lui e lo vince, gli toglie l'armatura nella quale aveva sempre confidato e ne spartisce le spoglie. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno per luoghi aridi, cercando riposo. E non trovandone dice: ritornerò nella mia casa donde sono uscito. E giuntovi la trova spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri 7 spiriti peggiori di lui, ed entrano ad abitarla. E l'ultima condizione di quell'uomo diviene sempre peggiore della prima. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini. Invece la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà loro perdonata. E a chiunque parli contro il figliuol dell'uomo sarà perdonato. Ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire. O voi fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla? L'uomo da bene, dal suo buon tesoro, trae cose buone. E l'uomo malvagio, dal suo malvagio tesoro, trae cose malvagie. Ora io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Poiché dalle tue parole sarai giustificato, e dalle tue parole sarai condannato. Maestro, noi vorremmo vederti operare un segno. Questa generazione, malvagia e adultera, chiede un segno. E segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Poiché, come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figliuolo dell'uomo nel cuor della terra 3 giorni e 3 notti. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui vi è più che Giona. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dalle estremità della terra per udir la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è più che Salomone. Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Tu testimoni di te stesso. La tua testimonianza non è verace. Quando anche io testimoni di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so dove sono venuto e dove vado, ma voi non sapete dove io vengo, né dove vado. Voi giudicate secondo la carne. Io non giudico nessuno. E anche se giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma sono io, col Padre che mi ha mandato. D'altronde, nella vostra legge, è scritto che la testimonianza di 2 uomini è vera.
Or sono io a testimoniare di me stesso, e il Padre che mi ha mandato testimonia pur di me. E dov'è tuo Padre? Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Io me ne vado, e voi mi cercherete, e morrete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Voi siete di qua giù. Io sono di lassù. Voi siete di questo mondo. Io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morrete nei vostri peccati. Perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Chi sei tu? Sono per l'appunto quel che vo dicendovi. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è vero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Quando avrete innalzato il figliol dell'uomo, allora conoscerete che sono io il Cristo e che non fo nulla da me. Ma come il Padre mi ha insegnato, faccio quel che piace a lui. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità.